beni comuni e partecipazione. Come fare in modo che questi beni comuni possano diventare davvero patrimonio della Puglia? Ne parliamo con l'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con Puglia Solidale e Verde a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano. Parliamo di questo argomento, dei beni comuni, di cui lei si è molto occupato nella sua attività amministrativa di consigliere comunale. Ovviamente fa parte della sensibilità della lista in cui sono candidato, Puglia Solidale e Verde, quello di incentivare ancora di più elementi di partecipazione dei cittadini, di valorizzazione dei beni comuni. Sono due temi tra di loro collegati. La Puglia nel 2017 si è dotata di una legge della partecipazione che va assolutamente, diciamo, incentivata e va praticata poi nella sua interezza, che è un punto di innovazione della passata amministrazione di Michele Emiliano, ma ovviamente va poi resa pratica e fruibile ai cittadini, così come la gestione dei beni comuni. Io penso anche, come dicevi tu, rispetto alla mia esperienza di consigliere comunale, che immaginare che ci sia diciamo, la mano pubblica che ti risolve tutti i problemi dal punto di vista diciamo, della gestione concreta sia un errore. Io credo che i cittadini, attraverso quel principio che tra l'altro di derivazione europea e costituzionale di sussidiarietà, devono poter partecipare alla gestione dei beni comuni, che può essere una piazza, che può essere uno spazio a verde, che può essere una qualsiasi cosa che appartiene alla collettività, premettendo il fatto che alcuni beni devono essere di proprietà pubblica e non privata, dopodiché i cittadini devono essere protagonisti nella gestione di questi beni. Ci sono già esperienze in tutta Italia, noi a Taranto abbiamo approvato un regolamento, io auspico che in tutti i comuni della provincia vengano approvati regolamenti sui beni comuni e che quindi ci sia questo protagonismo dei cittadini. Ovviamente la Regione Puglia deve poter incentivare questi meccanismi di partecipazione e di gestione dei beni comuni attraverso una semplificazione della legislazione e attraverso ovviamente anche sostegno economico. Quindi, per quanto mi riguarda, credendo fortemente anche rispetto alle esperienze che ho fatto, per esempio approvando per la prima volta a Taranto il bilancio partecipato, che ancora non riesce a vedere la luce per le solite pastoie burocratiche, però diciamo, da Presidente della Commissione Bilancio mi sono battuto affinché si facesse il bilancio partecipato nella città di Taranto. Quindi con questi valori, che sono valori fondamentali di partecipazione e di gestione dei beni comuni, da consigliere regionale mi batterò affinché questi elementi siano patrimonio di tutta la Puglia e della nostra provincia.